Dal Bosco, prego. Grazie Presidente. Sì, credo che quello che è stato proposto dal Sindaco vada sicuramente nella direzione di un miglioramento della delibera e di questo, e per questo posso esprimere soddisfazione. In generale, se posso fare un'osservazione generale, credo che appunto un dialogo costruttivo fra maggioranza e opposizione possa portare ad un miglioramento delle delibere. In questo senso io esprimo anche personalmente, adesso non ho parlato con i colleghi, ma soddisfazione per la disponibilità a discutere e a migliorare il testo. Detto questo, mi viene in mente che forse anche un metodo di dialogo e di confronto potrebbe essere applicato ad altre situazioni, e io penso in questo momento particolarmente alla mobilità, perché non nascondo che diverse decisioni che sono state prese dalla Giunta ultimamente mi hanno lasciato alquanto perplesso. Basta ricordare l'ultima che riguarda il doppio senso di marcia in via Ottone Huber. Sicuramente se avessimo avuto modo di discuterne e di approfondire la questione, avremmo trovato o una soluzione migliore, oppure la Giunta avrebbe convinto me o io avrei convinto la Giunta. Comunque credo che un confronto su questo potrebbe essere utile. Per rimanere a questo esempio, noi alcuni anni fa avevamo proposto di permettere alle biciclette di percorrere via pendole in ambo le direzioni. Adesso lì sono stati fatti alcuni cambiamenti, allora la nostra mozione era stata respinta. Adesso sono stati fatti alcuni cambiamenti, forse avrebbe potuto essere questa l'occasione per riconsiderare questa cosa e vedere se è possibile, se è auspicabile. Si tratta di un piccolo pezzo di strada con poco traffico e le bici vanno comunque avanti e indietro, si trattava solo di legalizzare una situazione che di fatto esiste già e che facilita di fatto notevolmente le biciclette. Una discussione più approfondita sarebbe utile sul Blue Park, ma anche sulle, diciamo così, in generale sui principi che regolano la politica dei parcheggi, perché in effetti negli ultimi 10-15 anni sono cambiate molte cose, la situazione è piuttosto cambiata, e credo che, senza io adesso avere approfondito la cosa e senza avere nessun suggerimento da dare, credo però che sarebbe necessario ripensare la cosa e ridefinire anche alcuni principi generali. Dicevo prima che ho qualche dubbio e sono piuttosto scettico, e continuo ad esserlo, pur apprezzando, diciamo, appunto questi miglioramenti notevoli alla delibera, sul fatto che si passi da un principio puramente territoriale a un principio per categorie, anche se adesso abbiamo chiarito meglio e abbiamo anche delimitato meglio queste categorie. Sarebbe da considerare anche attentamente quali possono essere le conseguenze che potranno venirne. Il collega Paintner prima aveva fatto degli esempi, anche il collega Bonatta, e dunque le conseguenze di un passaggio da un principio territoriale ad un principio così di categorie cambia in effetti qualcosa, cambia anche forse i principi, o almeno alcuni dei principi che riguardano la gestione della mobilità e la gestione in particolare dei parcheggi. Adesso io non posso parlare a nome dei colleghi perché non ci siamo consultati, vedremo. Comunque prendo atto intanto che c'è stato un notevole miglioramento della delibera in oggetto. Grazie. Mi ha chiesto la parola. Attimino, per capire adesso le proposte, come si va in ordine alla votazione. Se ho capito bene, il primo emendamento è quello proposto dal sindaco al punto numero 6, stralcio della lettera E. Stimmt's? Das erste? Ja. Also,
stralcio la lettera E, quello che riguardava i medici. Poi si arriva al punto numero 7, dove nella lettera B si fa la proposta della nostra precisione per gli turisti domiciliati. Qua si aggiunge in strutture senza, in assenza di parcheggio, in Blue Park Zone. E poi si aggiunge qua la differenziazione delle tariffe. Habe ich richtig verstanden? 2 Sterne 2 Euro, 3 Sterne 5 Euro und 4 Sterne 7 Euro. Und dann streicht man den Buchstaben, dann müsste man. Aha. 5 und 7. Ja. Gut, danke. Und dann kommt noch wird gestrichen der Buchstabe oder die Ziffer 3, dass diese Delegierung an den Ausschuss. Ja. Nur noch, damit immer alle Punkte müssen natürlich vorne und hinten gestrichen werden, nicht? Müssen immer vorne und hinten gestrichen werden, sowohl bei den Prämissen als auch dann bei dem beschließenden Teil, damit man sich noch auskennt. Ne? Ja. Danke vielmals, entschuldigen Sie die Unterbrechung. Lego. Dichiarazione di voto? Prego. In realtà è solo perché, non so se sono troppo pignolo, ma mi sembra che nell'emendamento che abbiamo presentato si debba. Si debba forse correggere per una questione forse di correttezza, ma direi che forse lo può controllare lei, perché qui noi abbiamo scritto nella zona Blue Park, la zona Blue Park è una definizione poco precisa, credo che il regolamento più precisamente parli di zona a tempo limitato e a pagamento, questo si intende, solo nella ZL. ZL. Prego? Diciamo Blue Park tra virgolette, così si, ecco, si capisce. Sì. Nella zona a traffico limitato, ecco. Plomo Blue Park. Sì. In assenza di. Ok, grazie. E naturalmente, anche se con i dubbi che ho espresso prima, voterò a favore di questa delibera. Votazione del primo emendamento. Legge il signor Sindaco, prego. All'articolo 7, sempre nella parte dispositiva, no? Sub 2, dove è specificato, appunto, all'articolo 7, dopo le parole, presso le strutture ricettive, se l'avete, prima del dizione, conversamento, eccetera, si inserisce nella zona ZL, zona traffico limitato, Blue Park, in assenza di parcheggio. Aperta la votazione. Votare, prego. Chiusa la votazione. Esito della votazione. Presenti 37, totale 36, sì 36, non votato 1. Painter. Devo dirlo? No. Painter non ha votato? Consigliere Painter non ha votato. Ha votato? Ha votato sì. Ore 37 il consiglio approva emendamento numero 2 dei Verdi, sempre dei Verdi, sono stracciate le parole, cioè in sostanza il punto 3 finale, ultima pagina della proposta di delibera. Aperta la votazione. Votare, prego.
Chiusa la votazione. Esito della votazione. Presenti 38, totale 38, sì 38. Il Consiglio approva. Emendamento numero 1. Emendamento numero 1 presentato dal signor Sindaco. Prego. Della parte dispositiva, also verfügender Teil Nummer 1, Buchstabe E, gänzlich gestrichen. In italienisch, in considerazione che il medico di servizio è già in possesso della necessaria esenzione, nella zona Blue Park si propone stralciare il punto 6, lettera E. Aperta la votazione. Votare, prego. Chiusa la votazione. Esito della votazione. Presenti 38. Totale 38. Sì 37. No 1. Il Consiglio approva. Emendamento numero 2. Emendamento numero 2. Presentato dal signor Sindaco. Prego. Sul punto 2. Sul punto 2. Punto 2. Sul punto 5, ricordo che abbiamo già colto questo prima, specificando che le strutture ricettive nella zona ZTL, qui ora la questione economica, e cioè, mentre, e specifichiamo anche a chi si riferisce, mentre per i turisti domiciliati presso strutture ricettive, con versamento corrispondente al reale periodo di permanenza, tariffa giornaliera, strutture fino a 2 stelle 3 euro, 3 stelle 5 euro, 4, 5 stelle 7 euro. Oppure abbonamento mensile che gli utenti, strutture, dovranno versare direttamente alla tesoreria del Comune di Merano. Aperta la votazione. Votare, prego. Chiusa la votazione. Poi io richiamo, dico quanto questo ha detto, che sono qua. Esito della votazione. Presenti 38, totale 38, sì 37, astenuto 1. Il Consiglio approva. Mentre qui ci sono due modifiche, sì, appena approvate. Mentre prima... Il Consiglio Comunale delibera di sostituire l'attuale punto 6 delle disposizioni della deliberazione di Consiglio numero 54 del 2002 relativo all'individuazione delle categorie degli aventi diritto all'abbonamento con il seguente numero punto 6 come segue: di concedere l'abbonamento dietro presentazione di apposita domanda ai sensi di legge indirizzata al Comando Polizia Municipale del Comune di Merano, solo alle seguenti categorie che con atto idoneo dimostrino di essere residenti o domiciliati proprietari di appartamento domiciliati per motivi di servizio nella zona sosta a tempo limitato e a pagamento, e per via Monte San Zeno anche nel tratto appartenente al Comune di Tirolo, e sprovvisti di posto auto privato o di garage, ovvero b. residenti o domiciliati proprietari di appartamento domiciliati per motivi di servizio nella zona sosta a tempo limitato e a pagamento e provvisti di posto auto o proprietari affittuari di garage oltre il raggio di 500 metri dall'abitazione, o strutture ricettive situate all'interno del perimetro interessato e sprovviste di parcheggio privato, alle quali verrà rilasciato un numero di permessi corrispondente al numero delle stanze o appartamenti. Lettera aggiunta. Cooperative, associazioni onlus che svolgono servizio di assistenza domiciliare, sprovviste di parco macchine o con veicoli privati senza logo, alle quali verranno rilasciate fino ad un massimo di 5 abbonamenti senza limiti di sosta,
previo pagamento della tariffa annuale ridotta, pari a 150 euro per singolo abbonamento. Quindi la lettera E poi è stata stralciata. Poi di sostituire l'attuale punto 7 con seguente nuovo punto, quindi quanto appena emendato. Poi il punto 3 è stato anche stralciato, quindi andiamo a votazione. Aperta la votazione. Votare, prego. Chiusa la votazione. Grazie. Esito della votazione. Presenti 38, totale 38, sì 35, astenuti 2, no 1. Il Consiglio approva.